In diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio Book Sprint Edizioni, siamo con Elisabetta Preti. Ciao, benvenuta Elisabetta. Ciao, grazie. Avventure e racconti stellari, già insomma il titolo ci fa un po' viaggiare con la mente, che forse è proprio quello il tuo intento, anche perché in realtà ha fatto viaggiare anche te con la mente, scrivere questi racconti. Quando hai iniziato a scriverli? Anche perché questo è già il terzo che pubblichi con noi. Allora, per conto mio ho iniziato all'inizio del 2015, perché nel 2014, navigando su internet, ho visto che questo cartone animato UFO Robot Goldrake, approdato in Italia aprile 78, di cui è stata la prima, ero della generazione che l'ha visto, non è stato affatto archiviato né dimenticato. Anzi, quelli della mia generazione, i figli, sono dei grandissimi fan, tutti. E nel web, quindi, ci sono i loro pensieri, i ricordi di quell'epoca, cosa provavano, e scrivono, e molti scrivono delle storie su questi personaggi dell'anime. Inventate, cioè, i personaggi sono reali, però mettono un continuity, cioè fanno continuare la storia, dei what if, che sono dei fuori onda, cosa sarebbe... parte dalla trama, però mette una parte che non c'entra niente nell'anime, oppure con personaggi aggiuntivi che non esistono. Io ho letto queste fanfiction e io, senza sapere di essere capace, nel gennaio 2015 ne ho scritto una, poi una seconda. E quando ho letto i miei familiari hanno detto che devo fare la scrittrice. Te devi scrivere. Ho detto, io ho avuto due idee, ma non è che adesso ho queste... Nel frattempo le avevo messe in rete, c'era uno scambio con nei forum, con gli utenti, diciamo. Poi dopo la fantasia ha continuato ad andare avanti e alla fine, nel 2017, avevo un certo numero da poter dire provo a inviare un manoscritto a una casa editrice. E... infatti con la Book Sprint nel 17 ho mandato il primo manoscritto, che si chiama Storie Interstellari. Sono dei racconti non troppo lunghi, tutti di taglio umoristico. E diciamo che l'idea mi è venuta perché quando nel 2014 navigavo, non solo leggevo storie di fantasia, ma la prima cosa che mi è balzata all'occhio sono stati due dossier di una persona che ha avuto modo di accedere ai dialoghi originali, e, oltre alla sua grande passione, avendo una parente madrelingua, e poi sapendo dal Roma Album come era con Gonagai, la Toei, ha potuto fare due analisi approfondite al massimo, che alla fine si evince che quello che sembra nell'anime non è quello che Gonagai voleva raccontare, perché è come una storia a narrazione mascherata, in cui addirittura si è voluto esplorare la psiche umana anche nei suoi aspetti più inquietanti, anche se il pubblico vede un cartone animato dove c'è un combattimento. I vegani vogliono occupare la terra e il protagonista, che viene da Flid, ha avuto il suo pianeta distrutto proprio dai vegani, ha trovato rifugio sulla terra col suo robot, li combatte per salvare la terra. Ma non è tutto qui, è molto più complessa la trama. Infatti l'autrice, che io metto sempre nello spazio dedica, che ringrazio per le sue analisi, conclude nel suo secondo dossier: la più grande opera di psicanalisi in forma disegnata che ancora attende di essere compresa in tutti i suoi aspetti. Questa cosa della psicologia io l'avevo già avvertita molti anni fa, perché allora, quando è uscito l'anime nel 78 ero nell'infanzia, non è che mi facessi troppe domande, però poi ci sono state delle repliche e io, facendo una scuola dove studiavo psicologia con interesse, avvertivo un profondo senso che mi arrivava questa cosa, ma però che non si capiva, e se provavo a dirlo con qualcuno
A parte che non sapevo spiegarmi, eppure all'epoca che veniva demonizzato perché dicevano che si celebrava solo la violenza, non andava bene per i bambini e quindi si è cercato quasi di farlo abolire dalle reti televisive. Per cui dopo io ho archiviato questa cosa. Fino al 2014, quindi dopo molti anni, ho avuto l'idea di guardare su internet e per me è stata una cosa bellissima. E dopo ho scritto delle storie, tenendo conto dell'analisi, però io devio perché sono un po' prendo un po' in giro i personaggi, li faccio fare un po' delle brutte figure, specie ai cattivi, diciamo così. Anche perché cerchi di creare anche un po' di divertimento, per sì. cui in modo da appassionare il lettore, che sicuramente ha anche una scrittura comunque molto scorrevole, ma anche divertente, sì. anche insomma alle volte un po' da farsi qualche risata. Quello sì. Quello è sicuramente anche l'intento. Mm. Come dicevamo, sono ben tre. Nel secondo tu hai fatto... Non solo fanfiction, titolo, in cui nell'introduzione, nel finale, parlo dei miei fatti personali, collegandoli all'anime, cioè come io mi sia ritrovata in tanti problemi, come mi è stato di aiuto cercare di superare interiormente, ecco. E ho parlato, sì, brevemente, all'inizio e alla fine. E, tra l'altro, dico chiaramente che certi personaggi che sembrano buoni o delle vittime come Rubina, che è la figlia di Vega, in realtà lei è come il padre, una sanguinaria, ma è fatto apposta questa narrazione nascosta dall'autore ed è una cosa molto bella, secondo me, perché incuriosisce ed è profondissima. Ma quindi tu prendi anche un po' di spunto da reale, nel senso che sì, sono fatti insomma di fantasia, sì. però quando tu rappresenti determinati personaggi li prendi un po' spunto anche dalla realtà. Sì, perché nel terzo racconto del primo libro, si chiama Vacanze Romane, e ho fatto che due comandanti veghiani dovevano andare a Roma, dal loro re, inviati dal re, e a fare un corso all'EUR. Allora, tutte cose vere, poi ho messo... che va in Trastevere, e poi parlo poi dell'opera lirica che al ministro delle scienze, che si chiama Zuril, una volta capitato a Tokyo, era a teatro e pian piano non so come è venuta l'idea di fargli fare una parte da tenore nella Bohème, dove sostituire il tenore che si era ammalato, ecco. Quindi metto anche un po' di cultura, perché quello che scrivo sono, che esistono realmente. Cioè, se dico la Bohème, dico Rodolfo, il pittore, dico i nomi veri, non è che mi invento, cioè, quindi certo. Uno può trovare la cultura, diciamo. E per l'appunto, insomma, poi come dicevi prima, nel secondo libro soprattutto c'è anche un po' di te, perché del resto è proprio in virtù di queste tue esperienze di vita che ti hanno segnata veramente tanto, che tu hai iniziato a rileggere, a ricercare, a rivedere questi cartoni. E da lì poi, sì. insomma, è nata anche la scrittura. Non avresti mai magari immaginato di iniziare leggendo, a scrivere, eppure vedi, alle volte la vita... Leggendo le storie degli altri, le ho fatte anch'io. E una grande soddisfazione l'ho avuto pochi giorni fa, che un utente di un forum mi ha detto, gli è capitato di leggere la prima storia, che è nel primo libro, e mi ha detto... Ti faccio i complimenti per Rubina e quel riferimento a Di Volzio l'italiana. Ti giuro che ho riso per un'ora. Ha detto così. È stata la prima che è venuta di getto, senza sforzo. E mi è venuta bene subito. E a questo punto quindi stai già lavorando a qualcos'altro? No, adesso finita questa esperienza, magari spero mi vengano delle idee, ma così. Adesso certo, tre in due anni sono già tanti. Man mano che arrivano le idee, ovviamente. Quello sì. La penna è già pronta, insomma. Sì. Benissimo, grazie Elisabetta Preti. Io ti auguro sicuramente tanta fortuna. Grazie. Oltretutto, perché te la meriti e soprattutto, insomma, veramente che tu possa trarre grandissime soddisfazioni dai tuoi libri. Avventure e racconti stellari. Grazie.